per l'uso terapeutico della cannabis. Emergenza profughi. Sostegno a imprese colpite da calamità. Il 9 giugno il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che prevede l'uso terapeutico della cannabis. La seduta è proseguita con le comunicazioni del Presidente della Giunta sull'emergenza profughi, su cui si è aperto un dibattito con gli interventi di tutti i gruppi consiliari. In copertina. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che permette l'utilizzo della cannabis a scopi terapeutici. Il principio attivo per il trattamento, in ambito sia ospedaliero che domiciliare, si è ritenuto indispensabile dai medici e a carico del Servizio Sanitario Regionale. La legge prevede una spesa di 200.000 euro per la ricerca e consente l'avvio di azioni sperimentali o progetti pilota con soggetti autorizzati per la produzione di preparazioni a base di canapa. Siamo contenti che finalmente la Regione riconosca il diritto a tutti i pazienti alle cure della canapa terapeutica, siamo contenti che finalmente sia a carico del Sistema Sanitario Nazionale e siamo contenti che grazie a questa legge riprenderà la ricerca non solo sulla canapa terapeutica ma anche nel campo edile, tessile e delle bonifiche ambientali. Sì a una proposta di legge che garantisce i diritti dei malati gravi e dei malati terminali alla terapia del dolore, quindi a una misura di pietà, la possibilità di utilizzare anche farmaci a base di cannabis. Sì però solo a questo, no invece allo sdoganamento della droga libera, no alla cultura dello sballo, no a cavalli di Troia per legittimare l'antiproibizionismo in tutti i campi. Noi siamo con i malati per il loro diritto a una cura del dolore, ma saremo sempre contro la cultura della morte e dello sballo. Il 9 giugno il Presidente della Giunta regionale ha svolto una comunicazione all'Aula sull'emergenza profughi chiesta dal capogruppo di Forza Italia. Chiamparino ha ricordato che la Conferenza dei Presidenti di Regione nel 2014 ha stabilito di equilibrare la presenza dei profughi sul territorio e che per essere più incisivi in Europa deve esserci un fronte italiano compatto. Dopo un ampio dibattito in Aula ha chiuso i lavori l'intervento dell'assessora all'immigrazione. La seconda commissione opere pubbliche si è riunita in sede legislativa per esaminare la proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia per sostenere le imprese danneggiate dagli eventi calamitosi. Il provvedimento propone l'istituzione di un fondo regionale presso Finpiemonte, cui le imprese possono accedere per ripristinare i danni causati da eventi meteorologici e riprendere l'attività. Dopo un ampio dibattito, il provvedimento è stato rinviato ad altra seduta.